Mi dispiace che il PD abbia sempre queste titubanze, alle quali noi poi ovviamente dobbiamo rispondere rassicurandoli, perché su quei 5 milioni che la Regione ha stanziato a fine 2016, a parte il fatto che se ne parlava in relazione al piano industriale, e lì noi abbiamo sollevato delle questioni. Perché? Perché il piano industriale non ci veniva fatto vedere, tant'è che abbiamo dovuto richiedere l'intervento della Presidente dell'Assemblea legislativa e ci sono state consegnate 27 slide. Noi quel piano industriale non l'abbiamo mai visto. E l'Assemblea legislativa sulle questioni della fiera è sempre tagliata fuori, sempre. Quindi tutta la trasparenza che l'assessore Costi ogni volta ribadisce, noi non la riscontriamo. In più c'era la questione delle consulenze che non ci sono mai state fornite, avevamo chiesto di mettere mano agli sprechi e ci veniva risposto, abbiamo risparmiato 300.000 euro dalla dismissione credo di qualche partecipata, nella capogruppo non è mai stato toccato la questione sprechi. Abbiamo sollevato delle criticità sul piano della viabilità di cui il quartiere fieristico avrebbe bisogno, anche qui non ci è mai arrivata nessuna risposta. Quindi il voto contrario a quello stanziamento, e ricordo che siamo stati i primi come soci pubblici a intervenire, Comune e Camera di Commercio, sono arrivati mesi dopo, e quindi il nostro voto contrario era ampiamente motivato. Poi la situazione si è dipanata ovviamente sempre sui giornali e oggi la situazione è completamente, completamente cambiata. Grazie alle modifiche che il PD ha voluto sullo statuto di Bologna Fiere. E ricordo anche che stanziare quei 5 milioni non ci ha messo al riparo da nulla, perché avete svenduto la Fiera di Bologna apportando quelle modifiche, secondo noi, vergognose allo statuto della Fiera. Quindi dire che però i 5 Stelle hanno votato contro, non, in ogni caso non ci mette al riparo assolutamente da nulla. E tra l'altro c'è un'altra questione che non è stata rilevata, che è quella delle tempistiche, che è molto importante. Perché? Perché siete intervenuti prima in Comune a Bologna mettendo mano allo statuto e togliendo il veto dei pubblici sulla questione dei marchi, del patrimonio e delle società. Poi siete arrivati in Regione facendo un passo indietro, ripristinando quei famosi articoli 7-8, sempre come vi pareva a voi. E adesso vi vantate delle grandi modifiche. Intanto lo Statuto di Bologna le modifiche le aveva già recepite e non ci tornerete più sopra. Per quanto riguarda invece l'emendamento presentato in commissione dal collega Taruffi, noi non ci stiamo rimangiando nulla, io lo rivoterei oggi. Cioè dire che i pubblici, anziché possono partecipare nelle fiere della Regione, devono partecipare, io sono assolutamente d'accordo, però anche qui non è che ci metta a riparo da nulla, nel senso che il devono partecipare si può esplicitare anche nella partecipazione dell'1%, però ripeto, come l'abbiamo votato in commissione, lo rivoterei anche oggi, con la differenza che oggi noi presentiamo un ordine del giorno in cui chiediamo un impegno concreto ai soci pubblici a non andare al di sotto del 51% della maggioranza, e lo diciamo in maniera chiara, a differenza dell'ordine del giorno che avete presentato voi. In cui si parla di quota di capitale pubblico che non scenda al di sotto delle quote che garantiscono l'efficace indirizzo. Ma perché non l'avete scritto in maniera chiara? Sempre questi ODG fumosi. In più la questione dei patti parasociali. Anche qui ne, nell'impegno alla giunta, quindi nel dispositivo, non c'è scritto niente dei patti parasociali. Dite semplicemente di promuovere, nel caso in cui le quote detenute dai soci pubblici dovessero scendere al di sotto della quota di controllo, e questa è un'ipotesi che io non voglio nemmeno considerare, l'elaborazione congiunta e l'adesione di tutti i soci pubblici di Fiera Internazionale di Bologna SPA a impegni programmatici comuni per la guida e lo sviluppo della società. Questo è un impegno che si può prendere a prescindere dalla quota che i soci pubblici hanno o non hanno all'interno delle fiere. Quindi, cioè, vi siete venduti una cosa che non esiste. Cioè, questo ordine del giorno non vuol dire come al solito niente, e noi. Cioè io non mi sento di votare una roba che non dice niente, o lo dite in maniera chiara e allora noi siamo assolutamente favorevoli a votarlo, nel dire che i soci pubblici devono avere la maggioranza delle quote, ma questo ordine del giorno, questa roba qui non la dice e noi non lo voteremo. Su quello che diceva il consigliere Boschini, ognuno conta per la quota che ha.
Siamo d'accordissimo, peccato che noi abbiamo la maggioranza e non contiamo più niente, proprio perché i cosiddetti poteri speciali li avete tolti. E c'è un'altra frase che a me lascia alquanto preoccupata, quando Boschini dice: in questo momento teniamo la maggioranza delle quote, in questo momento, quindi io leggo che c'è o ci sarà la volontà probabilmente di lasciare ancora più spazio ai soci privati. Poi vorrei ricordare che se la fiera ha avuto dei problemi non è perché i soci privati non stavano facendo la loro parte, è perché avete sbagliato la maggior parte delle nomine dei presidenti. Cioè, questa cosa è sotto gli occhi di tutti, non possiamo far finta di niente, sono state fatte delle scelte sbagliate. Quindi non venitemi a raccontare che adesso è necessaria la presenza dei privati perché sennò la fiera non va avanti. I problemi della fiera erano soprattutto legati a quelle nomine. E per quanto riguarda la questione dei due terzi, cioè qui la notizia non è che prendiamo le decisioni con il 66% e con la maggioranza dei due terzi. La notizia è che avete tolto il diritto di veto. Questa è la notizia che ovviamente non è uscita nemmeno sui giornali, però per prova del fatto che qui di riacquisto della Golden Share, come veniva scritto dall'ufficio stampa dell'Assemblea, non ce n'è proprio traccia, anzi si sta procedendo esattamente al contrario. Infine, su quello che diceva il consigliere Taruffi e i patti parasociali che avete scritto nelle premesse, cioè, allora, se vogliamo che la Giunta si prenda un impegno in questo senso, lo scriviamo anche nel dispositivo, cioè funziona così. La Giunta non è che si muove e si attiva sulle premesse, si attiva sull'impegno alla Giunta, quindi sul dispositivo. Allora, se vogliamo che la Giunta, io però, ripeto, non la prenderei nemmeno in considerazione l'ipotesi di stare sotto il 50%, ma se vogliamo dire che la possibilità esiste, e nel caso in cui dovesse avverarsi, allora attiviamo i patti parasociali, allora scriviamo negli impegni alla Giunta a leggere anche le premesse, perché questo è, cioè, o lo scrivete chiaramente nel dispositivo o significa che la Giunta rispetto a quel punto non farà nulla. Cioè, mi sembra veramente di dovervi spiegare l'ovvio, e meno male che voi siete quelli che avete esperienza.